Motori. Formula 1, Kubica in pista a Budapest per il test con la Renault 2017. Si avvicina il ritorno alle corse. Per Robert Kubica oggi è stato un giorno importante, quello del rientro, a tutti gli effetti, o quasi, in Formula 1. Dopo aver guidato la Renault 2012 e aver ottenuto la superlicenza, oggi il pilota polacco ha testato la macchina 2017 della scuderia francese sul circuito dell'Hungaroring. Un rientro tanto atteso, anche dai numerosi fan presenti in tribuna sul tracciato di Budapest, emozionati nel rivedere Robert in pista in un test ufficiale dopo il drammatico incidente al rally di Andorra del 2011 che rischiò di mettere fine alla sua carriera, ma anche alla sua vita. Una bellissima storia, con un finale ancora da scrivere, quello che riporterà Kubica a disputare un GP di Formula 1. Belgio? Forse è ancora troppo presto, certo è che la voglia di rimettersi in gioco per il polacco è tanta. Piccola curiosità, uscendo dai box questa mattina, forse non avendo ancora dimestichezza con delle monoposto così larghe, Kubica ha provocato la caduta del cartellone del box indicante il numero 27 della scuderia Renault, Nico Hülkenberg. Ma il posto a cui Kubica ambisce è l'altro, quello di Julian Palmer, sembra arrivata infatti alla sua conclusione l'avventura dell'inglese in F1.